Ehi signora, mi scusi, venga, venga, meno tasse in assoluto se vota me. Ma sì, assolutamente garantito, ci metto la faccia, ci metto la faccia. Bollette? Ma non le pagherà più se voterà noi, davvero? Ma sì, assolutamente, parola d'onore. Guardi, mi ascolti, giovani, pensioni, problemi vari, lavoro, tutto risolto, è già tutto scritto, vedrà. Il 25 settembre si voterà per le politiche e il nuovo governo. Stiamo prendendo appunti per capire chi votare? Facciamo così, intanto andiamo a fare un giro in bicicletta che ci schiariamo un po' le idee, forse è meglio. E comunque, dopo le dovute riflessioni, e ne servirebbero molte altre, restiamo in giro, perché la campagna elettorale si fa in giro, per la strada, non all'interno dei palazzi, no? E lo so cosa state pensando, ma questo non è uno spazio politico, e infatti non vogliamo fare politica, questo è uno spazio informativo, ma dobbiamo ammettere che politica, economia e finanza sono strettamente collegate tra di loro, in questo momento storico poi ancora di più. Anche perché la maggior parte delle proposte che stiamo ascoltando riguardano proprio l'economia. Inflazione, crisi energetica, disoccupazione, deindustrializzazione, potere d'acquisto, bollette, eccetera, eccetera, eccetera. Però torniamo a parlare proprio del voto, perché ci sono delle novità. Avete capito a cosa mi riferisco? Come dite? Ah, qualcuno dice taglio dei parlamentari e qualcun altro parla di Rosatellum, la nuova legge elettorale, che in realtà è la seconda volta che utilizziamo, però forse nel dettaglio non sappiamo esattamente che cosa contiene. Allora, è vero che ho detto che per parlare di campagna elettorale bisogna stare per la strada, ma se dobbiamo parlare di Rosatellum occorre trovare un posto un po' più tranquillo per concentrarci. Andiamo in giro. Eccomi, io mi metto comoda, ho i miei appunti e possiamo iniziare. Intanto avete detto bene, perché per la prima volta avremo un Parlamento dimezzato con il taglio dei parlamentari. Saranno 400 deputati e 200 senatori, prima erano 630 e 315. E adesso torniamo alla legge elettorale, il Rosatellum. Come funziona? Si tratta di un sistema misto. 5 ottavi dei parlamentari vengono votati con il proporzionale, la parte rimanente con il maggioritario. Nel sistema maggioritario ogni partito e coalizione nomina un solo candidato e il suo nome viene riportato in cima a ogni sezione della scheda elettorale. All'interno di ogni collegio vince un unico candidato. Nel sistema proporzionale, invece, dai 49 collegi plurinominali della Camera verranno eletti 245 deputati, dai 26 del Senato 122 senatori. E come funziona? Verranno assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle forze politiche di cui fanno parte. Il Rosatellum prevede inoltre delle soglie di sbarramento sotto le quali ogni partito e ogni coalizione non potranno eleggere i propri rappresentanti. Parliamo del 3% per i partiti e del 10% per le coalizioni. Ci saranno naturalmente due schede, una per la Camera e l'altra per il Senato, comprensive sia della parte uninominale che plurinominale. Bene, ora non rimane che capire una cosa molto semplice: quali sono i punti economici in pole position dei vari partiti. Che resti tra di noi, leggevo che il 96% delle promesse elettorali è senza copertura, si contano circa 330 misure e solo in 13 casi ci hanno detto dove troveranno le risorse per finanziarle. L'ex presidente francese Chirac diceva: le promesse elettorali impegnano solo chi dà loro credito. Però il 25 settembre si vota e quindi speriamo che sia tutto un po' più chiaro, anche se il finale pare essere sempre lo stesso. No, guardi, davvero, si deve fidare, ci sarà più lavoro per tutti e non solo, stipendi pazzeschi.